E salve a tutti e bentornati di nuovo nel canale di Filippi Sonda 3. Un'altra fantastica puntata di Lego Racer ci sta per aspettare. Allora, lo so, ho ripreso di nuovo questo gioco, ma perché c'è Christian che mi ha detto: ma ti sei dimenticato di fare il mio avatar? Bene, io l'ho fatto. E come mi ha detto lui, giocheranno alla pista nel circuito numero 3, che sarebbe quello del base del signor Pipistrello. Mamma mia, inquietanti queste immagini. Non sembra Natalizio, ma sembra quasi Halloween, più che altro. Bene, vabbè, lasciamoci dietro queste immagini orrende. Eccolo qua, Christian, con quella faccia sorridente da pazzo maniaco. La macchina è quella che state vedendo in sovraimpressione. E a questo punto iniziamo immediatamente la sfida con Christian. E vabbè, base il pipistrello lo conoscete, non penserai mica di vincere. Puntini di sospensione. Non contro un avversario del calibro di base il signor pipistrello. Una pirla pazzesca. Vabbè. Noi inizieremo con questa pista natalizia, vedremo quando di natalizia avrà effettivamente questa pista. Via, partenza veramente fuochi e fiamme. Aiuto, non mi ricordo i tasti, non mi ricordo i tasti. Ok, perfetto, regoliamoci un pochettino dietro. Come si guarda dietro? Sono curioso di guardare dietro. Ok, eccolo qua, eccolo Basi, Basi maledetto, sta cercando di superarmi. No, non mi bruciare, sto cercando di bruciarmi in tutti i modi possibili e immaginabili. Io potrei scappare, andare via, vediamo. No, maledetto, quando mi brucia. Maledettissimo, ancora. E che cosa c'hai? La cosa perenne c'ha, non mi prendere. Maledetto, vabbè. Inizio un pochettino problematico, devo dire. Dietro lo sgorbietto che mi sta per attaccare in modo veramente aggressivo. Basi, non andare via. Se prenderà Basi quel cavolo di cubetto verde, scapperà via la velocità, la luce, non lo prendere. Maledetto, lo sapevo che l'avrebbe preso. Devo assolutamente fermarlo e impedire una cavalcata. Basil, sì, no, è volato. Porca miseria, è riuscito lo stesso a scappare. No, non mi fare scivolare, ti prego. Mi stai facendo perdere troppo contatto con Basil, che sta scappando praticamente come una lepre satanata. Gira, terza, maledetto, maledettissimo kart che praticamente fa fatica. Non è un kart, è una macchina. La macchina è un pochettino buggata. Guardate che velocità vergognosa va. Nel frattempo Basil ancora lì dietro. Gli altri scagnozzi mi stanno seguendo con tutti gli occhi infuocati di sangue. Bene, bene, bene. Ci siamo avvicinati un pochettino. Possiamo ridurre la distanza, ma se prende quello è finito. Oh! Maledetto! Porca miseria! Ma questo è Halloween! Ma questo non è, questo è Halloween! Questo è Halloween! Ecco perché! Ho sbagliato completamente! Ragazzi, questa non è la patch natalizia, ma è la patch di Halloween! E l'ho scoperto solo ora. Bene, mi fa piacere aver messo una cosa che non c'entra praticamente un cacchio con questo periodo. Maledetto! Maledettissimo, girato proprio uno schifo. Si potrebbe ancora vincere questa gara. Se colpiamo base si può fare. Sì, colpito, colpito, attenzione. Si potrebbe superare. Si potrebbe fare tantissimo. Vediamo se riusciamo a vincere la gara. Vediamo se riusciamo a sterzare. No, pochissimo. Mi ha fregato praticamente all'ultimo decimo di secondo. Base, il signor Pipistrello. Maledetto. 9 millesimi. Ritardo di Christian da base. Guardate. Incredibile, ma vero. E ho fatto un errore con la patch, pensavo che fosse Natalizia, ragazzi, invece di Halloween. Vabbè, lasciamo perdere, diciamo che ha azzeccato con il periodo, visto che siamo il 28 dicembre. Partenza fuochi e fiamme assassine. E siamo nella prima posizione. C'è Basil però che non è d'accordo, anche se si è un po' disperso. Addirittura è declassato in ultima posizione, come potete vedere nella classifica. Qualcuno che mi cerca di prendere da dietro, ma mi dà una spinta importante per cercare di andare avanti. Forse mi supererà adesso. Sì, mi ha superato egregiamente. Cerchiamo. Maledetto! Guardate come si è fatto piccolo piccolo per passare in quello spazio infimo, infimo. Guardate come mi ha fatto rallentare, pazzesco. Questo è Willy la strega, che sarebbe un avversario molto maledetto. Non me lo buttare, non mi fare scivolare, Willy. Ti prendo la testa! Maledettissima! È una scagnozza veramente infame questa Willy la strega. Nel frattempo quasi più pistola. Va bene, io la ucciderò con le mie mani. La strega assassina veramente mi sta letteralmente distruggendo la gara. Oh, qualcuno... Vabbè, qualcuno l'aveva fatta cadere, ma in realtà mi ha bloccato. Come se non ci fosse un domani. Levati, strega. Non ci provare a farmi. Porca miseria, è pazzesca. È una strega veramente dispettosa questa, in tutti i punti di vista. Mi sta letteralmente distruggendo l'anima. E si è riportata di nuovo nella fantastica prima posizione. Fantastica questa sceneggiata napoletana della strega, che sta scappando in modo veramente impressionante. E fatemo sta lottando con dei sgorbiettini che non si fanno di lato. Maledettissimi, mi stanno letteralmente costringendo una posizione un pochettino
di centro classifica. Ancora che mi attaccano. Pazzesco, incredibile, davvero. Non ci sto credendo. Nel frattempo la strega ha preso praticamente lungo e largo, come potete vedere nella mappa. Ci stanno danno tanto. No, non ci andare. Per pochissimo. Per pochissimo l'ho evitata quella cosa di pece bollente. La prendo il cubetto verde. Sì, preso. Ma ho usato malissimo. Malissimissimo. No, ti prego, non mi fare cadere. Guarda, ha preso l'olio. Maledetta che ci ha provato di nuovo a farmi cadere. Potrei vincere questa gara. Si può fare, ma questa macchina è praticamente ingovernabile. È praticamente assassinamente ingovernabile. C'è la strega davanti di me. Strega assassina. No! Oh, maledetta, maledettissima, si è allontanata. E a questo punto niente, seconda posizione un'altra volta. Ci dobbiamo contendere la seconda. Ne facciamo Basil, è arrivato terzo. E la classifica finale diventa molto molto interessante, visto che Christian e Basil sono rispettivamente primi a 40 punti, poi il video della strega segue a 33 punti. Bella, 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 fantastica questa gara, veramente emozionante. E... ok, che cos'è questa? Non riesco a concepire. Ecco, partenza bruttissima. Ma l'ho detto, strega, una botta te la devo dare. Vai a cacare. Non l'ho presa, però va bene. È stranissima questa pista. Ma che patch è? Non è la patch natalizia, ragazzi. Mi sa che ho fatto un gravissimo. C'è un Pokémon lì. Buoni, maledettissimo. No, ha azionato il fulmine. Non mi prendere, non mi ammazzare. Ok, io scappo, 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 scappo. No, mi ha preso l'altro. E basta, due ore che mi sta puntando malignamente. Aiuto, non sta girando, non sta girando, non sta girando, non gira, gira da schifo. Maledetto Basil che mi ha superato in modo veramente vigliacco. Si è portato lui nella seconda posizione. Attenzione, il tizio sgorbettino che lui ha preso quel cacchio di portale. Assassino, maledetto, maledettissimo Basil. Mi butta i candelotti di dinamita addosso. No, ti prego, mi stanno... oh, vi giuro, questi cacchio di scagnozzi mi stanno letteralmente rendendo la vita un inferno. Ancora più di quanto me la sta rendendo Basi, quasi quasi. Anzi, più di Basi, perché la strega si è impegnata tantissimo. No, maledetto, aiuto. Va bene, ho una velocità spettacolare comunque, nonostante che ho preso la maledizione del faraone, che mi permette di andare lento. E sono invertiti anche i tasti, destra va a sinistra, sinistra va a vabbè, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. E sono nella fantastica prima posizione con Basil che segue dietro e che mi sta cercando di attaccare. Per ora non gli riesce l'attacco, anche se è molto dietro, molto vicino, molto vicino, molto vicino. Maledetto, ce l'ha fatto a superarmi. Guardate quel tizio, come ha fatto? Era in prima posizione, incredibile davvero. Casino. Oh, la maledizione, maledetto. L'ha buttata Basil. E adesso si stiamo andando su. Ecco, sono guai, sono guai, sono guai veramente. Sono guai assassini. Si stanno andando troppo. Basil, pipistrello di demente. Sì, sì, è stato infettato. Bene, bene, bene. E a questo punto passa giovamente in prima posizione. Cerco di dare fastidio a questo punto a carissimo Basi. Anche se sta cercando di superarmi. Sta provando un approccio verso l'interno. Niente, Christian chiude. Chiuso per, incredibilmente da Christian. Ci sta riprovando di nuovo. Questa volta verso un'altra parte. Vediamo se ci riesce. Verso l'esterno e questa volta affonda, affonda l'attacco. Cerchiamo di agganciarlo. Non dobbiamo farlo scappare assolutamente. La nostra catecola. Maledetto! Maledettissimo! Mi sta letteralmente distruggendo. No, porca miseria, Basil, veramente. Queste peste buboniche, veramente. Peggio di Christian. Si sta allontanando. Ma questa gara la devo assolutamente vincere, perché è importantissimo portare a casa il malloppo pieno di questa pista. Non è molto lontano. Ci devono attaccare. Niente, protetto. Attacchiamo di nuovo. Preso. È superato. È conquistata la prima posizione. Ma ancora non è detto l'ultima parola. Si potrebbe ancora vincere la gara. Ma la getta dal vuoto che mi ha preso. Casino, casino. Basi è lì. Basi non ce la può fare. Allora possiamo dire vittoria della gara. Prima posizione. Bella gara, bel finale di gara. Christian ha vinto questa fantastica gara. Basi secondo. La strega purtroppo è arrivata ancora dietro, in ultima posizione, incredibile ma vero. Quindi possiamo dire che la classifica è questa. Se Christian vince la prossima gara è campione del terzo circuito. Ma che cos'è? Ma che patch è? Ma dove l'ho scaricata? Sul sito demendi.com sta patch? Non riesco a capire niente. No, attenzione. Porco cane maledetto, l'astronave che tira indietro solo me praticamente. Gli scagnozzi li lascia vivere, giusto? Sì, praticamente li lascia vivere. Tira indietro solo me, che sarebbe l'avversario numero uno di Basil. Che Basil si è portato incredibilmente dove si è portato? Prima posizione. E adesso noi ci possiamo portare in seconda. Vediamo se superiamo lo sgorbietto. Fatti superare. Sì, superato agevolmente. E ci portiamo incredibilmente nella posizione
da podio, seconda che sarebbe ottima. Cerchiamo di attaccarla a questo punto, ma ha una protezione brutta. No, brutto sgorbio, non ci provare. Mi avvicinerò con questo cubetto e mi porto incredibilmente in prima posizione. Non ancora, non ancora, sono in seconda. No, attenzione, attenzione. Sì, no, ho detto ancora con quel fulmine. È il magnate dei fulmini, quel maledettissimo. Mi cercherà di attaccare in tutti i modi possibili immaginati. Sì, è scivolato. Sì, Basile è scivolato. Abbiamo guadagnato un sacco di secondi nei confronti di Basile. Nel frattempo il primo sta scappando. Fermate immediatamente dal razzo, dal fulmine, e sono costantemente nella fantastica prima posizione, che la sto mantenendo con tutte le forze. No, dovevo prendere il cubetto, adesso mi prenderà. Ho detto, porca miseria, Basil, non mi devi superare. Muori, maledettissimo. Ho distrutto Basil di nuovo. Ok, meno male, questa volta non mi ha portato indietro nella navicella spaziale. Sono precipitato però giusto giusto in terza posizione. Basil mi ha superato, Basil mi ha superato. Non devo assolutamente farlo piazzare davanti di me. Sta andando male, stiamo perdendo un pochettino di possibilità. Attenzione, sì, no, la maledizione ha preso pure me. Che palle, no. Niente, ci siamo fermati di brutto. Ci siamo fermati di brutto, abbiamo la protezione, dai. Ce l'abbiamo fatta. Attenzione, c'è Basi dietro di me. Basi non mi deve superare, Basi deve restare lì dietro. Devo assolutamente difendere questa seconda posizione, che sarebbe, che significherebbe vittoria del torneo. Vittoria di questo cacchio di cosa. Ce la possiamo fare, attenzione, siamo davanti al traguardo. Sì, secondo posto. Christian riesce a vincere il terzo torneo, la terza pista. Guardate la distanza, pochissimo, praticamente 26 millesimi da Basi. E allora classifica finale, con la strega che si è riportata terza, Basil secondo, Christian è arrivato primo, 90 punti, ce l'ha fatta, festeggia a questo punto. Però non so se è natalizio, ragazzi, ditemi voi se è natalizio, perché metterò un punto interrogativo, perché non l'ho capito neanche io sinceramente. Fatemelo sapere se siete d'accordo, e a questo punto vi saluto. Sì, è natalizio perché c'è la grifoglio, però mi è sembrato tanto natalizio. Vi saluto, grazie mille per aver visto questo video, una buona serata e alla prossima.